Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. Le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, mettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu una grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Nel testo che abbiamo appena letto c'è un'espressione che può essere in qualche modo la chiave di lettura, la chiave che raccoglie l'esperienza del diacono Filippo. Dice il testo: vi fu grande gioia in quella città. Ecco la gioia. Io tante volte mi sono domandato perché alcuni personaggi che ormai sono storici, che davvero sono dei protagonisti nella storia contemporanea, suscitano tanto interesse. Perché Madre Teresa di Calcutta, Padre Pio, potremmo dire certamente anche lo stesso Papa Francesco, suscitano tanta gioia in coloro che li incontrano? Davvero la gente si accorge che essi ci credono in qualcuno, in Gesù chiaramente, e lo testimoniano nel profondo del cuore e comunicano questa loro testimonianza. Ecco, mi domando allora se la vita di ogni cristiano, a cominciare dalla mia vita, dalla mia esperienza personale, davvero è una comunicazione, una testimonianza di un incontro, di una gioia che io sperimento. E la novità del cristianesimo e la vita che diventa motivo di gioia, la vita in Cristo. Al tempo di Filippo, gli Atti degli Apostoli, il testo che abbiamo letto, al tempo di Filippo erano momenti difficili, perché i discepoli si erano dispersi, erano andati via da Gerusalemme, e gli apostoli erano rimasti lì, nella capitale, nella città santa. Ma ecco che questo diacono, il diacono Filippo, se ne va nella Galilea, se ne va nella parte nord della Palestina, Galilea delle genti, non nel cuore della religione ebraica. Se ne va nella Galilea e lì annuncia il Vangelo di Gesù, lì annuncia Gesù, compie miracoli portentosi e vi fu una grande gioia in quella città. Ecco, la gioia non è un concetto teologico, la gioia non è un'idea, la gioia è un'esperienza. Un'esperienza che coinvolge lì, nel caso di Filippo, che coinvolge un'intera città. La gente sperimenta la gioia. La gioia di chi ha portato il Vangelo, e questo Vangelo cambia la storia e la vita delle persone. Mi viene subito in mente San Paolo quando dice: ecco, noi siamo venuti in mezzo a voi non per imporvi una fede, non per imporvi dei comandi, ma per dare motivo, speranza, gioia a ciascuno di voi, essere collaboratori della vostra gioia, accendere il fuoco del Vangelo che arde nel cuore. E quindi questo cuore che poi narra l'esperienza del Signore, l'esperienza di Dio, e questa gioia viene comunicata agli altri. Mi viene in mente un testo, moltissimi di noi penso che lo conosciamo, un testo che ha fatto storia nella spiritualità cristiana, Papini. E Papini che ha scritto La vita di Cristo, e dice: ecco, ogni uomo ha bisogno del Signore. E lo dice con parole molto belle, molto forti: tu solo puoi dare
respiro, sospiro, gioia al mondo intero. Tu solo sei incommensurabilmente grande, oh Signore, perché ogni uomo ha bisogno di te in qualsiasi ora del mondo, Gesù fonte della nostra gioia. In questo contesto, allora, Gesù pone però una condizione. Se mi amate, dice esplicitamente Gesù nel Vangelo, se mi amate osserverete i miei comandamenti. Allora, per incontrare questo Gesù che ha un cuore generoso, dolce, forte, nello stesso tempo mite, per incontrare Gesù io ho bisogno di un grande amore per il Signore. La mia vita, la nostra vita, non può che non essere se non un racconto della nostra esperienza, della nostra testimonianza di un amore che ci ha cambiato il cuore e cambierà il mondo e porterà tanta gioia nella società. Ai tempi di Filippo la situazione era difficile, c'era tanta persecuzione verso i cristiani. Stefano viene messo a morte, però un'intera città, se accoglie il Signore, cambia e cambia la sua situazione.